dell'area centro storico, ma... Noi abbiamo voluto proprio lavorare su una mappatura di dati che ci permettesse di capire anche quale direzioni prendere, quindi come andare a migliorare quello che facciamo a livello di proposta. I dati che sono venuti fuori sono molto positivi e ci dicono ad esempio che ogni euro che l'amministrazione investe in cultura, in eventi di qualità, gli torna indietro moltiplicato per 5. Sul territorio, quindi nelle tasche dei commercianti, quelli che poi pagano la tassa di soggiorno e che ovviamente sostiene anche questo tipo di iniziative. Dall'altra parte, l'altro dato positivo è che possiamo dire che chi non è un cittadino genovese e viene per questi eventi in città in questa occasione, quindi sono campioni diciamo, intervistati, lascia in media sul territorio 80 euro. Quindi 80 euro pro capite delle persone che non sono residenti qui. Questo ci aiuta a pensare in un'ottica di coinvolgimento maggiore a livello anche diciamo, del turismo di prossimità per poter avere con eventi sostenibili, controllati, gestiti e quindi anche molto rispettosi del territorio, del nostro tessuto territoriale, un indotto molto soddisfacente e quindi anche soddisfacente io credo per tutti quelli che hanno attività produttive e che lavorano nel nostro meraviglioso centro storico che ha bisogno di essere sostenuto. Quindi credo che la cultura possa essere uno strumento per sostenere le attività del territorio. L'abbiamo sempre pensato, adesso c'è una verifica numerica e il fatto che si faccia una verifica numerica per me è un grande passo avanti perché i numeri devono servire a capire quello che sta succedendo e poi ovviamente a prendere azioni di conseguenza per cercare di raggiungere il risultato. Sui rolli abbiamo raggiunto un risultato importantissimo ma non siamo ancora arrivati. Noi vogliamo che ci siano ancora di più, siano ancora più famosi. Oggi ho incontrato una signora che è membro di un board di un'importante azienda che mi ha detto ho prenotato per i rolli e non si poteva più prenotare perché era tutto pieno. Ed è successo 2 giorni fa e mi ha detto bisognerebbe estendere e avere più giorni per i rolli. Cosa che io ritengo opportuno, però bisogna concordare ovviamente con i proprietari perché la cosa non è facile. Ci stiamo lavorando, non do nessuna certezza perché ovviamente non ce l'ho in mano la certezza, però voi dovete sapere che stiamo lavorando per far sì che ci sia più possibilità per le persone di andare a vedere questo grande spettacolo perché è un grandissimo spettacolo che ha grandissimo successo e posso dirlo anche se piove.